Ok ragazzi, lo sapete qual è il trail più flow di Vilada? Andiamo a scoprire insieme. Qua siamo all'entrata di Vilada, all'altezza di Via Salaria, e stiamo raggiungendo il trail più flow di Vilada. Andiamo insieme con Antonio. Ciao Antonio. Allora, si entra praticamente da Via Salaria all'altezza del chiosco, quello sopra all'ambasciata. Proseguiamo sempre sulla sinistra, a destra vediamo il pratone e ci dirigiamo verso l'ambasciata d'Egitto. Adesso ogni tanto accelererò il video in modo da non annoiarvi lungo il tracciato, tanto se non ci sono variazioni è sempre dritto. Passiamo davanti all'ambasciata d'Egitto. Costeggiamo sulla destra e andiamo verso quello che è il maneggio. Vi lasciamo comunque tutte quante le tracce, la descrizione, i punti significativi direttamente sotto in descrizione. E ovviamente se non vi siete già iscritti al canale fatelo subito perché adesso avete tempo per farlo visto che proseguiamo più velocemente. Allora, qui al maneggio si gira a sinistra. E poco prima di incontrare il fienile, come vedete più avanti sulla sinistra, si gira a sinistra e si scende. Questo è il trail più flow di Vilada. È stato ripulito ultimamente ed è stato allargato, come vedete. Quindi in un qualsiasi mezzo, una cross country o comunque una gravel è fattibilissimo. È totalmente in pianura e si tiene sempre la destra. Qua sempre dritti e ogni bivio si cerca di tenere la destra. Questo trail vi porta direttamente a quello che dovrebbe essere l'entrata o l'uscita del bunker di Villada. Più tardi lo vedremo. È tutto molto guidato. E qui si continua sulla destra. Adesso qui c'è una piccola variantina simpatica perché si scende e ci sono un paio di tornantini stretti con un paio di gradini e quello che sono i resti di una piccola scalinata. Basta tenersela alle spalle e qui è caduto un albero, infatti non ricordavo, però si passa sotto facilmente. Eccoci. E questo è il bunker di Vilada. Qui sulla destra vediamo l'entrata o l'uscita del bunker. Qua sulla sinistra ritorniamo direttamente sulla strada che porta tra il laghetto e Via Panama. Se hai dubbi, qualsiasi dubbio che hai, lascialo scriverlo sotto nei commenti. Lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!